conferenza che riguarda la riattivazione della linea ferroviaria Merano-Malles, è una storia di successo, nata in seguito alla chiusura di questa linea. La linea Merano-Malles è lunga circa 60 km, realizzata già nel 1906, allora eravamo ancora sotto l'impero austro-ungarico, dopo esercita dalle Ferrovie dello Stato, che però è stata considerata, come tante altre linee, un ramo secco alla fine degli anni 80. Chiusa definitivamente nel 91, questa linea è stata poi passata di proprietà alla provincia di Bolzano, che dopo una discussione molto, molto accesa, molto combattuta, ha deciso di riattivarla. Però riattivarla con una tecnologia possibilmente moderna che possa essere effettivamente garantire un'alta qualità del servizio. Nel 2000 abbiamo iniziato con le progettazioni e quindi con i lavori, abbiamo dovuto rifare buona parte dei manufatti, dai ponti alle gallerie, abbiamo chiuso dei passaggi a livello, abbiamo stabilizzato versanti, abbiamo rifatto l'intero armamento ferroviario e soprattutto abbiamo poi sviluppato un sistema di gestione della circolazione e sicurezza dei treni, centralizzato, ovviamente tutto informatizzato, che ha consentito di gestire il servizio con un macchinista solo a bordo dei treni, perché era la tecnologia a garantirne la sicurezza della circolazione. Con i comuni c'è stata un'ottima collaborazione, la linea a 19 fermate serve 13 comuni, tutte le stazioni e le fermate, cioè gli edifici e le aree circostanti, sono state consegnate ai comuni con un contratto di comodato di 20 anni, che questo comodato obbligo, ha impegnato i comuni a ristrutturare a proprie spese i fabbricati, a predisporre parcheggi ovviamente gratuiti agli utilizzatori dei treni, a garantire sale d'attesa, bagni e di mantenerle e di tenerle pulite. Questo ovviamente ha responsabilizzato il comune, che ne ha fatto un po' un biglietto da visita. Le stazioni sono normalmente tenute molto bene e che se manca qualcosa l'utente sa che deve rivolgersi al sindaco e quindi la via è abbastanza breve e immediata. Ovviamente il servizio è stato realizzato in modo tale che sia accessibile a tutte le persone deambulanti, non ci sono scalini, non ci sono dislivelli, questa è una cosa ovviamente normale in base alla normativa, ma molto importante. Nel 2005 la linea è stata di nuovo messa in esercizio con un enorme successo che ha superato ogni più rosea aspettativa. Noi ci aspettavamo al massimo 1,5 milioni di passeggeri all'anno, abbiamo quasi raddoppiato oggi questo numero. La linea è una linea per il trasporto pubblico locale, stimiamo che circa 2/3 dei passeggeri siano persone residenti, siano locali, e 1/3 turisti, e questo sì, è un mix molto positivo, perché i turisti usano il treno non nelle ore di punta dei pendolari, dei lavoratori, degli studenti, per cui abbiamo livelli di occupazione del treno molto buoni distribuiti durante il corso della giornata. Ora, se a quel tempo, c'è stata una lunga discussione se valeva la pena ripristinare la ferrovia, che ha richiesto anche un investimento sostanzioso di 120 milioni di euro, di cui 90 per l'infrastruttura e 30 per il materiale rotabile, complessivamente si può parlare di 2 milioni a chilometro. Penso che, nonostante l'importo importante, vista la lunghezza, la dimensione, è un importo assolutamente ragionevole, soprattutto se paragonato ad investimenti in opere stradali. Dicevo, se c'erano discussioni, se c'erano dubbi 10 anni fa se
riattivarla o meno, oggi questo dubbio non ce l'ha più nessuno, è una linea molto molto utilizzata, molto apprezzata, e ormai dopo 7 anni di esercizio in questa valle nessuno più potrebbe immaginarsela senza la linea ferroviaria.